cosa ci dici riguardo ai tuoi assistenti che ti aiutano in questo film? Il film è non mi pronuncio, vabbè, in questo film ci saranno molti effetti speciali di make-up, di malformazioni genetiche. Parlaci un po' di questi nuovi zombie che vuoi creare. Speriamo, cioè, ogni volta bisogna cambiare, è una questione di fantasia. Chi è che mi mette a testa sta cosa? Giocano, vero? Questi sono nuovi zombie, sono differenti dai soliti, no? Spiegaci in che cosa consiste la differenza. Ma prima di tutto fanno parte, sono una categoria di zombie multifunzionali, tanto praticamente sono cresciuti arti diversi, parti anatomiche diverse, in più di quelle normali. Poi corrono, poi vanno a destra e a sinistra, non sono un deambulo, non aggiungono mai. Muoiono alla stessa maniera, ma comunque sempre con la destra, un colpo al centro della destra, poi ormai catturato il sistema per uscire dai zombie. Però i nostri vanno anche sotto le macchine, danno capucciate, minano, fanno. Speriamo che alla fine. Ma in che cosa consistono queste malformazioni genetiche? Erano gli esperimenti di una società, una delle tante multinazionali, che dice di voler far bene, ma poi in realtà può far più male che è un po' un ritorno al virus, quando la società di Atlantide produceva cibi per gli affamati del terzo mondo, in realtà produceva solo veleni. Qui anche questa società voleva creare un uomo perfetto, in realtà l'uomo perfetto è uscito fuori peggio di quello che era Frankenstein. Quindi diciamo una sorta di ibrido fra lo stereotipo classico degli zombie mischiato con il simbolo di Frankenstein. Diciamo che è una continua estrapolazione. Ho capito. Perché arriveremo agli zombie angeli. Non c'è. Va bene, qual è la scena più importante del film? Beh, dobbiamo ancora girarla, per cui non si può dire. Ma comunque la scena più importante è Top Secret, non si può dire. È una. Speriamo che sia una novità nel campo dei film del genere. Okay.